33 trentini entro 33 trentini entrarono a Trento. Tutti 33 trotterellando. Voi mi fate strozzare. È la verità che mi volete uccidere. Benvenuti in questo nuovo video. Finalmente chiacchierato. Un Ask Gloria. Era da tantissimo che ne volevo fare uno. E mi pare che qualche video fa vi avevo anticipato che ne volevo fare uno, ma non l'ho più fatto. E oggi sono qui che ho del tempo libero per filmare. Mi sono detta, perché non farlo? Ho caricato una foto su Instagram, Facebook, Google Plus, Twitter, quindi tutti questi 5 social. E ho postato questa foto e vi ho chiesto di farmi un bel po' di domande. E così è stato, ci sono un sacchissimo di domande. Federica e Noemi che mi fa una domanda interessante, volevo rispondere a tantissimi di voi. Sei dimagrita così tanto, solo facendo 30 day shred, forse mi sono persa qualche video di aggiornamento, comunque ti adoro davvero. Grazie Federica, un bacione. Allora no, non sono dimagrita ragazzi, in molte mi dite, ma Gloria sei dimagrita, oddio, dalle foto che carico, no, anzi, sono ingrassata. Io sono solo capace a farmi le foto in posizione tattica, in modo che non mi si vede la ciccia. Però anzi, sono ingrassata rispetto alla fine degli allenamenti di Giglia l'anno scorso. Niente, da una settimana a questa parte che sto mangiando cose sane, salutari. E nel vlog ne parlerò prossimamente. Leila Strawberry mi chiede, ciao Gloria, ciao, sei stupenda, non smetterò mai di dirlo, grazie. La mia domanda per te è, quale città che non hai mai visto, mai visitato, vorresti visitare? In quale città all'estero sei stata? Un bacione, ti seguo sempre. Mi piacerebbe tantissimo mettere piede negli Stati Uniti, perché io adoro gli Stati Uniti. Come città in particolare, non lo so, me la girerei tutta, perché mi piace veramente tutta. In quale città all'estero sei stata? Sono stata in Spagna, in Egitto, a Marsalam, in Svizzera, basta. Chiara Pellegatta mi chiede e mi manda un bacione, ricambio. Potresti raccontare di quando hai iniziato a fare video su YouTube e perché? Nel 2007 quando avevo aperto il canale, perché non avevo un account YouTube e me l'ero fatto. Poi ho iniziato proprio seriamente a caricare video quando per la prima volta vidi cosa c'è nella mia borsa. Volevo farlo a tutti i costi anche io e quindi caricai per primo quello. E poi mi presento e poi a ruota tutti gli altri. Il perché? Perché è una cosa che mi attirava a fare, vedevo gli altri già da anni. Non lo so, mi svaga tantissimo a me far video ed è ancora tuttora così, quindi mi piace veramente farli. Carlotta MyForce mi chiede, qual è stata l'ultima persona con cui hai messaggiato? Giulia. Cosa le hai scritto? Non le ho scritto niente perché ci mandiamo le note audio. Come andavi a scuola? Andavo benino, non andavo né troppo bene né male. Con quale youtuber vorresti passare un giorno? Sicuramente Jaclyn Hill, perché mi fa scompisciare. Con quale youtuber... l'ho già letta. Gloria, l'hai visto Timo Secrets? Guarda Team Wolf. In quale città paese vorresti andare? Beh, l'ho già detto prima, mi piacerebbe andare negli Stati Uniti in generale. Come hai fatto a convincere tua madre a tingerti i capelli, fare i piercing e tatuaggi? Ma mia madre è parrucchiera, quindi non è stato molto un ti prego, ma mamma, ok. Per fare i piercing ho dovuto convincere mio padre a farmi fare quello al naso. I tatuaggi è stata anche lì una cosa naturale, perché il mio primo tatuaggio l'ho fatto quando avevo 18-19 anni, e poi da lì ho dato il via ai tatuaggi, perché appunto mio fratello ha iniziato a farli, quindi è stato tutto normale. A quanti anni li hai tinti la prima volta? Ero 14-15 anni, perché ho fatto le mesh, poi da una mesh in poi, quindi genere dei film preferito, mi piacciono quelli che mi fanno piangere, quelli che mi fanno ridere, quelli che mi spaventano. A me piacciono un po' di tutto, basta che mi prende un film, mi piacciono tutti i generi, più di tutti quelli drammatici. Scusa le tantissime domande, sei sempre bravissima e con il tuo sorriso spero rispondere a un bacione, Monica. Aga Santini fa una domanda stranissima. Dove ti svegli e improvvisamente scopri di essere un uomo? Che reazione avresti? Qual è la prima cosa che faresti? E tutti i tuoi amatissimi trucchi che fine faranno? Mi saluti? Un bacio, sei fantastica. La prima cosa che farei sarebbe sicuramente... Oh mio Dio! Mi dispiacerebbe moltissimo non truccarmi più. Quindi credo che... A me piace tanto essere donna. Anche se ci sono dei pro e dei contro. Però mi piace tanto essere donna. Quindi credo che mi truccherei lo stesso. E andrei in giro vestita da donna o mi opererei per diventare donna. Diventerei una sorta di Jeffree Star, sicuramente. Silvietta Giardini mi chiede, di che colore sono i tuoi capelli, Anna
naturale perché ti tingi i capelli, sei bellissimo, un bacione, grazie Silvietta. Gira tutto intorno ai miei capelli in pratica. I capelli al naturale sono un castano chiaro cenere, non mi piace vedermi sempre allo stesso modo, non mi piace vedermi con colori tipo un castano, quei colori lì, perché mi trovo che mi facciano il viso smorto. Magari sugli altri mi piace vederli e dico caspita che bel castano, magari anche con i riflessi un po' biondi, rossicci, ma non lo so, mi piacciono, tipo lo chatouche classico. Però su di me non riuscirei a vedermi, perché li ho avuti per più di un anno e li ho cambiati dalla disperazione perché non mi piacevo più. Non mi ci vedo più, mi vedo con i colori, mi piace cambiare, mi piace vedermi colorata. It Sparkles mi chiede, domanda, qual è il tuo cartone Disney preferito? Il mio cartone Disney preferito in assoluto è La Sirenetta. Lo avrò guardato tipo 100.000 volte da piccola. Ariel! Oh, come noti in fretta! La riccia spiggia! Io lo adoro, Scatto. Comunque c'è Loretta che lo fa benissimo, Scatto. Sì, mi piace anche tantissimo La Bella e la Bestia. Mi guardavo tantissimo Pocahontas da piccola, Mulan. E poi vabbè, Alice nel Paese delle Meraviglie, che è il top favola wow. Non si vede. E Emanuela Memoli mi chiede, qual è la tua serie TV preferita? Un bacio bellezza. Un bacione anche a te. Io ne ho tante di serie TV preferite, ma diciamo che per adesso è... credo per sempre, è diventata Grey's Anatomy. Io mi sono veramente follemente innamorata di Grey's Anatomy ed è vero, mica sa perché. Io adoro Grey's Anatomy. Carola Mezzolani mi chiede, ti piacciono i videogiochi? Sì, sì. Uno che ami in particolare, hai mai pensato di fare un gameplay? Un bacio, bella, continua così. Grazie Carola, un mega bacio anche a te. E sì, mi piacciono i videogiochi, non tantissimo. Devo dire che sono un po' cretina, non sono tanto sveglia nei videogiochi, anche nella vita reale. Però comunque sì, mi piace tantissimo The Sims perché è molto tranquillo. Come gioco riesco a giocare senza pressioni. E mi piacerebbe fare un gameplay di The Sims, perché io sono tipo malata di The Sims e li ho praticamente avuti tutti. Altrimenti ho giocato anche a... Miki, ma com'è che si chiama quel gioco che piace a me, che hai tu, che gioco anch'io? GTA? GTA 5, quello della Xbox. Sì, quello dove ammazzi tutti. GTA 5. Ok, grazie. Perché? Perché sto facendo un video e non mi ricordavo come si chiama. Ah, ok, GTA 5. Ok. Grand Theft Auto. Sì, vabbè, dirò GTA, ok. E l'altro gioco è GTA 5, che gioco sempre con l'Xbox di mio fratello, perché magari gioco sempre, ho giocato e mi è piaciuto tantissimo. Anna Lucia 2002 mi chiede, ciao, volevo chiederti che scuola hai fatto dopo le medie. Questa è una domanda di molte. Un bacione Anna Lucia. E allora io ho fatto dopo la terza media 2 anni di liceo artistico. Un anno l'ho fatto in Calabria a Vibo Valentia, perché abitavo a Vibo Marina. Non tutte questa cosa la sanno, perché appunto io con i miei mi ero spostata giù, dato che mia madre è calabrese. Ci siamo spostate, e non sembra perché non ha né accento né niente. Mio nonno c'era una specie di progetto di aprire un negozio, quindi ci eravamo spostati in Calabria. E ho frequentato un anno e mi sono veramente divertita. Quando poi siamo risaliti, ho frequentato a Busto Arsizio, sempre l'altro anno di liceo artistico, e non mi era piaciuto per niente, tant'è che mi ero poi spostata a fare il grafico pubblicitario a Gallarate, all'IPC Falcone, e niente, ho fatto 2 anni lì per poi capire che l'estetica era il mio percorso. Gaglietta Boni mi chiede, la cosa a cui sei più affezionata? Sei bellissima, grazie. Intesa come cosa materiale, io sono affezionata ad Efi. Efi è l'elefante di Winnie the Pooh, anche se io non guardo Winnie the Pooh, ma quando siamo andati a Venezia io e Andrea eravamo andati nel Disney Store e mi aveva regalato Efi, che appunto l'elefantino viola, il peluscino. Io non riesco più a dormire senza quell'elefante. Ancora di Ferro 02 mi chiede, se ti dicessero di aver vinto 100 milioni, quale sarebbe la tua reazione? Vorresti fare un film western? Hai mai cucinato una torta a tre piani? Allora, innanzitutto ciao Ancora di Ferro 02. La mia reazione sarebbe sicuramente un'ulcera dall'eccitazione. E vorresti fare un film western? Ma perché no? Ma dai, proviamoci. Sicuramente riderei tutto il tempo, perché mi piacerebbe provare tipo a recitare, ma... a parte che non mi ricorderei neanche le battute. Hai mai cucinato una torta a tre piani? Allora, no, io personalmente 2 piani ho fatto. 3 piani forse l'ho fatta con la mia mamma. O forse l'ha fatta lei, io guardavo. Marika J. Verga, ciao patata, mi chiede, vorresti un figlio? Io lo vorrei però più avanti, adesso non mi sento... adesso non mi sento quella stabilità per avere un bambino, però più avanti... sicuramente ne vorrò uno, però adesso no, adesso in questo momento no. E dopo queste ce ne sono veramente tantissime di domande, io vorrei veramente rispondere a tutte, però mi viene davvero difficile perché sono tipo più di 100 e staremo qui a parlare fino a domani, anche se so che a voi piacerebbe un sacco. Però niente, per adesso chiudo qui, poi magari in futuro farò sicuramente un altro Ask Gloria, quindi ce ne saranno altri, risponderò ad altre vostre domande.
Per adesso spero che questo video vi sia piaciuto, so che a molte ero mancata perché non parlavo più, oddio, cioè nel senso non facevo più video chiacchiericci e quindi so che sono mancata. E quindi dopo queste domande io vi mando tanti tanti baci, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, per avermi fatto tutte queste domande, e vi mando veramente un abbraccione, un bacione e niente, al prossimo video.